Hai paura dei vampiri? Attenta, perché sono nella tua scuola! Questa è una collezione speciale di materiale scolastico per vampiri. Scopri come sopravvivere a scuola se sei un vampiro. La lezione è già iniziata, ma la mia compagna di banco è di nuovo in ritardo. Ma dov'è? Oh mio Dio! Sembra che qualcuno sia rientrato da una festa di vampiri! Miss Smith era una cacciatrice di vampiri quando era giovane. Ha sempre con sé dei paletti di legno e un martello. Taglia un pezzo di ecopelle marrone scuro a metà. Fissa il tessuto della fodera sul retro dell'ecopelle. Usa la colla multiuso. Incolla a caldo un elastico nel mezzo. Posiziona una matita e incolla a caldo l'elastico usando la matita come riferimento per le dimensioni. In questo modo puoi creare anelli per inserire gli utensili. Affila le matite di legno usando un cutter. Modellale in paletti. Colorale con vernice acrilica marrone. Avvolgi attorno lo spago. E incolla a caldo l'estremità. Posa una matita sulla carta da forno. Forma la testa di un martello con la colla a caldo. Giralo e forma l'altra metà. Modella la forma con un coltello. Smussa gli angoli. Coloralo con colori acrilici. Metti il martello e i paletti nell'astuccio. Arrotolalo. Incolla una striscia di finta pelle a metà. Attaccala al centro dell'astuccio. Legalo! Ora ti esorcizzo, spirito malvagio! Ma è pericoloso iniziare una lotta con un vampiro! Ragazze, prendete queste nuove matite per la lezione d'arte. Elsa la vampira adora l'astuccio! Elsa è annoiata. Deve cambiare la sua routine. Canterò la mia nuova canzone. Ho morso una ragazza e mi è piaciuto. Miss Smith ama le canzoni dei vampiri. Ma il maestro ha qualcosa in gola. Ecco, bevi un po' d'acqua dalla tua tazza preferita. Modella l'argilla polimerica in due ali di pipistrello. Crea il fondo dell'ala con uno strumento di modellazione. Posiziona l'ala sulla carta da forno. Aggiungi i dettagli. Usa diversi tipi di strumenti di modellazione. Cuoci seguendo le istruzioni del pacchetto di argilla. Incolla a caldo le ali asciutte su una tazza nera opaca. La voce angelica di Elsa è tornata! Ora può continuare il concerto! I Love You Dracula è la canzone preferita di Miss Smith! Cosa può fare un vampiro durante la ricreazione? Preparare una sorpresa per la sua insegnante preferita! Questa piccola gomma è perfetta! Attacca insieme due gomme nere usando la colla multiuso. Fissaci sopra un'immagine stampata della bara di Dracula. Usa il nastro biadesivo. Taglia la gomma e adattala all'etichetta. Aggiungi uno strass rosso. Miss Smith, per favore, accetti questo umile dono di un vampiro. Una mini bara? Che carina! Ehi! Ma dove sei finita? Bene, prendiamo appunti. Elsa è pronta per la lezione e tira fuori una zanna coperta di sangue. Avvolgi un evidenziatore nell'argilla leggera. Forma una zanna. Quando l'argilla si indurisce, tagliala vicino al cappuccio. Dipingila di bianco. Dipingi la punta di rosso come fosse sangue che gocciola dalla zanna. Ricopri con smalto trasparente. Crea una decorazione dorata nella parte superiore della zanna con la colla a caldo. Colorala d'oro.
Non scriviamo con i denti in questa scuola! Non si preoccupi, Miss Smith, è solo un evidenziatore e il sangue non è reale. Parlando di sangue, la mia compagna ha un bel taccuino. Dai, Christy, dammi quel taccuino magico sanguinoso. Segna le dimensioni di un notebook con pagine nere su un foglio trasparente. Ritaglia. Avvolgi il bordo nella carta da forno. E sigilla la plastica con la piastra per capelli. Versa la glicerina con colorante alimentare rosso disciolto. Aggiungi il glitter rosso. E sigilla il tutto con la piastra per capelli. Attacca l'immagine stampata di zanne di vampiro sulla copertina del notebook. Attaccaci sopra il sacchetto con il liquido e contornalo con una cornice in feltro nero. Rivesti la cornice con vernice acrilica dorata. Fallo sembrare antico. Wow! Che taccuino vampiresco perfetto per alleviare lo stress! Elsa si innamora di questo quaderno. Ha tutto ciò di cui ha bisogno. Sangue scintillante e carta nera come la pece. Miss Smith ricorda alle ragazze che devono prendere appunti invece di scrivere incantesimi vampirici. Ma certo! La tua matita si è rotta? Un tempera matite con denti di vampiro ti aiuterà! Arrotola una pallina di argilla rosa chiaro. Inserisci un tempera matite rosso. Appiattisci la palla. Crea una cavità su entrambi i lati del temperino. Forma le gengive. Crea i denti in argilla leggera giallo chiaro. Attacca 4 zanne. Attaccaci sopra delle strisce di argilla. Definisci i denti con uno strumento di modellazione. Lascia che l'argilla si indurisca. Taglia sul fondo un foro per i truccioli con un coltello da modellismo. Christy sta affilando la matita. Elsa scopre di avere una bocca piena di truccioli. Oh mio Dio! Quindi funziona in questo modo il materiale scolastico del vampiro! Scusa! Non lo sapevo! Anche i vampiri fanno qualche scherzetto! I vampiri sono così chiacchieroni! È insopportabile! Miss Smith riprende le studentesse. Elsa vuole sussurrarle qualcosa. Sta cercando di mordermi! Christy si difende con l'aglio. Applica la colla a caldo su un boccetto di scolorina. Rendilo in 3D. Forma un bulbo d'aglio con gli spicchi. Rivesti il cappuccio con la colla a caldo e crea una punta affilata. Immergi il dito in acqua fredda e leviga la superficie della colla a caldo. Uniforma gli spicchi con l'ugello caldo della pistola per colla a caldo. Dipingi l'aglio di bianco. Aggiungi sfumature sugli spicchi. Coloralo come un bulbo d'aglio. Miss Smith, aiuto! Questa vampira vuole mordermi il collo! Elsa annusa l'aglio e capisce che non è vero. È solo bianchetto! Ehi! Ehi! Stai lontana dal mio quaderno! La colla è sparita di nuovo. Grazie a Dio Elsa ha della colla! È realizzata utilizzando un'antica ricetta vampira. Togli la colla da una colla stick. E aggiungi il colorante rosso. Mescola in modo che la colla si colori e rimettila nel tubetto. Rivesti il tubo con vernice acrilica marrone. Applica la vernice acrilica dorata con un pennello asciutto. Attacca un'etichetta con scritto Sangue di vampiro. Incollaci sopra un ciondolo a forma di zanna. Christy apre il tubetto.
Santo Dracula, è sangue! Non ti piace? Sì, è solo molto strano! Ti è piaciuto il nostro vampiresco materiale scolastico? Scrivi nei commenti come trasformerai le tue matite e i quaderni. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere i trucchi dei vampiri di Trum Trum!